Il disastro nucleare di Chernobyl è stata una delle tragedie più devastanti dell'epoca moderna. Sono passati più di 30 anni dalla fatidica esplosione, ma sembra che l'intera provincia pulluli ancora di oggetti abbandonati, capaci di gelare il sangue nelle vene di qualsiasi avventuriero. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per scoprire 10 cose inquietanti ritrovate a Chernobyl. Amazing! Woohoo! Parco abbandonato. I parchi sono delle attrazioni allegre, almeno nella maggior parte dei casi. Quello di Chernobyl, invece, è caratterizzato da un'atmosfera raggelante, che ricorda le inquadrature dei film post-apocalittici di Hollywood. Ma non è altro che il risultato di 30 anni di radiazioni tossiche. Quello che state osservando è tutto ciò che resta di uno dei luoghi più vivaci dell'Ucraina. Il parco divertimenti di Pripyat era un tempo una delle destinazioni più gettonate tra le famiglie degli operai della centrale nucleare di Chernobyl. Oggi, della fiera, restano soltanto una ruota panoramica distrutta, macchinine autoscontro circondate da piante rampicanti velenose e lo scheletro arrugginito di una giostra di cavalli. Secondo i rapporti ufficiali, il parco avrebbe dovuto aprire battenti mesi dopo, ma gli operai e i loro figli desideravano uno svago a portata di mano, e la città anticipò l'inaugurazione. Il reattore nucleare esplose 5 giorni dopo. Sagome delle vittime. Cosa c'è di peggio di un'ondata di radiazioni che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino? Un'ondata di radiazioni che si lascia alle spalle le sagome delle sue vittime. Se faceste visita alla città di Chernobyl, non sarebbero tanto gli edifici abbandonati ad attirare la vostra attenzione, quanto le centinaia di sagome di persone decedute mentre svolgevano le attività più disparate. Una bambina con i codini che accende la luce della cameretta, amici che ballano, tre fratelli che si stringono in un abbraccio affettuoso. Le sagome, però, non sono state generate dall'esplosione, ma sono nate dalla mano degli artisti di strada che sono sgattaiolati nella zona interdetta di Pripyat per riportare in vita i concittadini ormai perduti per sempre. Animali mutati. L'esplosione del reattore nella centrale nucleare è stato un incidente terribile che ha reclamato migliaia di vite e raso al suolo numerosi edifici. Tuttavia, secondo alcuni, gli effetti più devastanti della tragedia sono comparsi molti anni dopo. Un decennio dopo l'incidente, degli scienziati sono tornati nell'area contaminata per studiare la flora e la fauna e hanno scoperto delle creature che hanno sconvolto il mondo intero. Gli esperti credevano inizialmente che l'intera provincia non avrebbe mai più potuto sostenere forme di vita, ma in quell'ambiente ostile avevano trovato rifugio numerose specie animali, anche se diverse dal solito. Le creature esposte per anni alle radiazioni avevano subito infatti delle mutazioni genetiche imprevedibili, dai maiali dotati di arti aggiuntivi alle capre dal manto colorato. Alcuni animali potevano condurre una vita normale, mentre altri erano affetti da malformazioni incompatibili con la sopravvivenza delle specie. Foresta rossa. Gli animali non sono stati gli unici esseri viventi a soffrire le conseguenze dell'esposizione alle radiazioni. Anche le piante si sono dovute adattare ad un ambiente ormai ostile, ma non tutte hanno avuto la stessa prontezza di riflessi. Alcuni cespugli non sono riusciti a sostenere la tossicità del terreno e hanno sviluppato anomalie fatali. Quella che state osservando è soprannominata la foresta rossa. Subito dopo l'esplosione nucleare, le foglie degli alberi sono diventate rosse come il sangue e hanno smesso di effettuare la normale fotosintesi. Stranamente, però, gli alberi non sono andati incontro alla classica decomposizione che ci si aspetterebbe da una fauna morta. Solitamente un albero che muore impiega molto meno di 20 anni per decomporsi completamente. Eppure la foresta rossa è ancora in piedi e, secondo gli scienziati, non mostra segni di cedimento. Bamboline. Se siete appassionati di film dell'orrore, saprete bene che le bambole inquietanti vanno a braccetto con i luoghi abbandonati, specialmente se infestati a causa di qualche evento tragico. Non ci stupisce quindi che la zona di Chernobyl sia la candidata perfetta. Nella vicina città di Pripyat ci sono tantissime bambole, nascoste sotto i letti delle proprietarie ormai scomparse o appollaiate sui davanzali delle finestre delle camerette. I loro occhi vitrei le rendono ancora più inquietanti del previsto. All'epoca dell'evacuazione, le famiglie credevano che il ricollocamento fosse soltanto temporaneo, quindi portarono con sé soltanto l'essenziale e lasciarono a casa i giocattoli dei loro bambini.
Molte bambole sono rimaste paralizzate in posizioni assurde che possono essere state partorite soltanto dalla mente vivace dei bambini, ma che a causa dell'avvelenamento da radiazioni sembrano piuttosto delle costrizioni fisiche per vittime sacrificali. Oltre alle bambole abbandonate dai loro proprietari in fuga, alcune sono state nascoste nelle case distrutte da alcuni buontemponi intenzionati a spaventare i visitatori. Ospedale della morte. L'ospedale più inquietante del mondo ha un soprannome che è tutto un programma. È strano accostare la parola morte ad un luogo inventato per somministrare cure vitali, ma l'ospedale cittadino di Pripyat si è guadagnato il suo nomignolo. Prima dell'esplosione del reattore nucleare era una clinica fiorente con un'ottima reputazione, ma quella notte si trasformò in un covo di radiazioni che lo portarono al collasso. La maggior parte dei volontari del primo soccorso furono trasferiti in fin di vita presso questo ospedale, nel centro della città, da cui non uscirono più. Oggi la struttura è abbandonata, ma nasconde ancora un segreto drammatico. Alla morte delle vittime, il personale ospedaliero non trovò un modo immediato per liberarsi degli abiti contaminati dalle radiazioni e li nascose in una stanza nel seminterrato. Da quel momento, i vestiti hanno contaminato il resto dell'ospedale, al punto che il livello di radiazioni nella struttura risulta 4.000 volte maggiore rispetto a qualsiasi altro luogo nella città di Pripyat. Funghi affamati. Quello che vi stiamo per mostrare dimostra che Madre Natura riesce sempre a trovare il modo di rialzarsi, anche nelle condizioni più avverse. Recentemente, gli scienziati hanno scoperto una specie di fungo che cresce all'interno di un reattore di Chernobyl, dove le radiazioni sono ai massimi storici. I ricercatori hanno scoperto con sgomento che si tratta di una specie rivoluzionaria, capace di assorbire le radiazioni tossiche. La sua crescita è direttamente proporzionale all'esposizione. Gli esperti erano così stupiti che hanno deciso di spedire un campione di fungo nello spazio. Nel giro di un mese, l'organismo ha assorbito una porzione significativa di radiazioni. Secondo gli scienziati, il fungo potrebbe essere usato per creare una sorta di scudo per gli astronauti che esplorano lo spazio, ma anche nelle zone devastate dalle radiazioni. Stalker. Alcune persone sognano di fare il giro del mondo, altre di annusare una zaffata di radiazioni. Le persone, solitamente russe o ucraine, che si intrufolano all'interno dei confini delle zone interdette, sono soprannominati stalker. Mentre le persone comuni fanno il possibile per tenersi alla larga dagli oggetti radioattivi, questi individui sono talmente appassionati dalla storia di Chernobyl che rischiano la vita pur di intrufolarsi negli edifici abbandonati della città. Come se non bastasse, queste persone sono spesso armate di contatori Geiger che rilevano con precisione i livelli di radiazione a cui sono esposte. Oltre a dormire nei letti radioattivi, questi amanti del pericolo si nutrono anche dei frutti geneticamente modificati che crescono nella foresta rossa. Scuola media numero 3. All'interno della scuola è stata ritrovata una collezione di maschere antigas, molte delle quali erano impilate in una singola stanza. All'epoca della scoperta c'erano talmente tante maschere che era impossibile vedere il pavimento. Nel mezzo della stanza c'è uno sgabello su cui siede una bambola che indossa una maschera, come se stesse regnando sui resti dell'aula. Guardando questa foto potreste immaginare orde di bambini in lacrime che si litigano le ultime maschere antigas, mentre l'allarme per lo scoppio del reattore risuona a distanza ravvicinata. Ma per fortuna, gli alunni della scuola sono stati evacuati in tempo dalle maestre. Le maschere erano nel deposito scolastico e non sono mai state usate. Bestiame selvatico. Dopo il disastro, gli scienziati erano sicuri che nella zona di Chernobyl non sarebbero nate nuove forme di vita per almeno 20.000 anni a causa della contaminazione radioattiva. L'intera provincia era considerata ormai un deserto tossico, incapace di sostenere la vita. Tuttavia, appena 30 anni dopo l'incidente, diversi animali sono stati avvistati nella zona interdetta. A differenza di molte altre creature mutate o mutilate, questi animali sembrano in buone condizioni di salute. Gli scienziati hanno studiato per 3 anni una mandria di mucche selvatiche che sembrano aver ripreso il comportamento delle loro antenate, vissute in questa stessa zona migliaia di anni fa. Vivono in comunità, seguono una gerarchia stabilita con tanto di leader e proteggono i cuccioli. Nonostante l'ambiente ostile, sembrano decisamente più sane e prolifiche delle mucche domestiche rimaste nelle fattorie all'epoca del disastro. Gli scienziati oggi credono che siano state proprio le radiazioni a spingere il bestiame verso una nuova evoluzione.
più vicina al passato che al presente della specie. Vi piacerebbe visitare la zona di Chernobyl e Pripyat? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.